Ci vogliamo accomodare? Vogliamo leggere la parola di Dio? Sarà una lettura lunga, quindi stiamo seduti. Vogliamo leggere la parola di Dio? Marco, dal versetto 13 del capitolo 3. Alleluia. Il tempo scorre veloce, ma vogliamo concentrare questi minuti intorno alla parola di Dio. Grazie a Dio per le sue benedizioni. Vogliamo ricordarci anche le richieste che abbiamo presentato nelle nostre case. Amen. Ce ne sono tante altre, ma vogliamo mettere queste che abbiamo presentato davanti a Dio anche nelle nostre case. Alleluia. Marco, capitolo 3, versetto 13. Alleluia. Poi Gesù salì sul monte e chiamò a sé quelli che erano, che gli volle, ed essi andarono da lui, ne costituì 12, ai quali diede anche il nome di apostoli, perché stessero con lui, per mandarli a predicare e perché avessero il potere di scacciare i demoni. Costituì dunque i 12, Simone, al quale mise nome Pietro, Giacomo figlio di Zebedeo, e Giovanni, fratello di Giacomo, ai quali pose il nome di Boanerges, che vuol dire figli del tuono, Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo figlio d'Alfeo, Taddeo, Simone lo Zelota e Giuda Iscariota, quello che poi lo tradì. Poi entrò in una casa e la folla si radunò di nuovo, così che egli e i suoi non potevano neppure mangiare. I suoi parenti, udito ciò, vennero per prenderlo, perché dicevano è fuori di sé. Poi andiamo al versetto 31. Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, fermatosi fuori, lo mandarono a chiamare. Una folla gli stava seduta intorno e gli dissero: ecco tua madre e i tuoi fratelli e le tue sorelle là fuori che ti cercano. Egli rispose loro: chi sono mia madre e i miei fratelli? Girando lo sguardo su coloro che gli sedevano intorno, disse: ecco mia madre e i miei fratelli. Chiunque avrà fatto la volontà di Dio, mio fratello, sorella e madre. Gesù si mise di nuovo a insegnare presso il mare. Una grandissima folla si radunò intorno a lui, tanto che egli, montato su una barca, vi sedette stando in mare, mentre tutta la folla era a terra sulla riva. Egli insegnava loro molte cose in parabola e diceva loro nel suo insegnamento. Avrei voluto leggere tutto, ma leggo anche il versetto 20. Quello poi che hanno ricevuto il seme in buona terra sono coloro che odono la parola e la accolgono e fruttano il 30, il 60 e il 100 per uno. Possiamo leggere a casa tutta la parabola del seminatore, ma ho voluto leggere in sequenza questi passi perché si collegano. La folla, i discepoli, Gesù, le scelte di Gesù. Siamo all'inizio dei ministeri, egli sceglie i discepoli, coloro che devono seguirlo. È un compito importante scegliere, non soprattutto i discepoli, ma gli apostoli, coloro che devono rivestire un ruolo particolare. Noi vediamo anche in Apocalisse, ma anche in Matteo, Gesù stesso dice di questa scelta che egli fa. Gesù chiamò a sé quelli che egli volle. Il ruolo degli apostoli, ho detto, è importante. Essi saranno coloro che giudicheranno le genti. Matteo 19:28, proprio Gesù disse loro: io vi dico in verità che nella nuova creazione, è perché avremo una nuova creazione, quando il figlio dell'uomo, dove non ci sarà più la malattia, neanche la pandemia, amen. Amen. Gloria a Dio. Quando il figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, anche voi
che mi avete seguito sarete seduti sui 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Sapete, quando leggevo questo passo qualcuno potrebbe obiettare: Gesù li ha scelti lui, eh? Gesù sa ogni cosa, ne siamo consapevoli, vero? Amen. Li ha scelti tutti i 12. Ricordiamoci sempre che le scelte sono sue. Amen. Nei 12 ha scelto anche Giuda, ma l'ha scelto Gesù. Qualcuno potrebbe obiettare, no? Ma Gesù gliel'ha detto: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. E vi ho costituiti. Quindi è Gesù che sceglie. Amen. È Gesù che sceglie. Nessuno si pensi mai di essere lui stato a scegliere Gesù. Se tu hai scelto Gesù, è perché Gesù ti ha scelto. Amen. Se tu sei andato a Gesù, è perché Gesù l'ha voluto. Così era per i discepoli, eh? E Gesù aveva scelto anche Giuda l'Iscariota. Perché vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Infatti, dice, alla fine del passo dice, no? Che fruttano, quelli che l'accolgono e fruttano. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Quindi le scelte che Gesù fa sono fatte bene. E noi non dobbiamo importarci troppo delle scelte che Gesù ha fatto degli altri. Gesù ha scelto noi, e noi siamo già grati di quello che lui ha fatto per noi. Amen. A noi non importa quello che Gesù ha fatto, capitemi bene, nel scegliere anche Giuda l'Iscariota. Perché l'ha scelto? Qualcuno avrebbe potuto dire: l'ha scelto, ma lui sapeva che l'avrebbe tradito. Ci sono cose, ne parlavamo ieri a casa, che noi non sta di capire. E ci sono scelte che non stanno di capire. E non ci deve neanche importare troppo degli altri. Gesù gli rispose, vi ricordate, a Pietro: se voglio che egli rimanga finché io venga, che importa a te? A noi quello che ci deve importare è di noi stessi. Amen. Nel senso della nostra consacrazione, logicamente anche della Chiesa, dell'opera di Dio, ma principalmente noi ci vogliamo occupare della nostra vita, dei nostri difetti, delle nostre cose che non vanno nella nostra vita. Amen. Perché ce ne sono tante che non vanno e che ancora il Signore deve risolvere. Non so nella vostra, ma nella mia, tante. Ma grazie a Dio che c'è il segreto. Quindi le scelte appartengono a Lui, poiché noi conosciamo in parte e in parte profetizziamo. Noi conosciamo le cose in parte e noi conosciamo tante cose in parte di Dio, ma noi ringraziamo Dio che Dio ha scelto me, e non so come abbia fatto a scegliermi. Sapete, se dovessi guardare, non so, ma penso anche per voi, se dovessimo guardare come mai Dio ci ha scelti, non diciamo: ma Signore, perché hai scelto noi? Cosa hai visto nella mia vita che ti poteva interessare? Per quello abbiamo detto che non siamo noi, perché noi siamo indegni al cospetto di Dio. Togliti i calzari, perché il luogo dove stai è santo, disse a Mosè. Noi siamo indegni, ma Dio ci ha voluto scegliere. Diceva Paolo: difatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene. E noi sappiamo che la nostra carne non abita alcun bene. Ma grazie a Dio che Dio ha fatto la sua scelta, ci ha scelti. E se ancora non ti senti scelto oggi, ascolta la parola di Dio. Accetta, perché quando Dio rivolge il suo invito a te che ancora non l'hai scelto, è perché ti vuole scegliere. Quando Dio mandava la sua parola, è perché vuole che tu
scelga quello che Dio ti vuole offrire. Dio ti vuole offrire tanto, e se non ancora l'hai ricevuto, sappi che, come abbiamo detto all'inizio del culto, oggi è il giorno della grazia. Oggi è il giorno in cui tu puoi ricevere da Dio la salvezza. Amen. È oggi, né ieri né domani, è oggi. E noi ringraziamo il Signore che un giorno abbiamo scelto, perché Lui ci ha proposto, perché Lui ci ha scelto e noi abbiamo scelto. E, scusate, in questo passo, quello che ha toccato il mio cuore è la vastità di personaggi che Dio presenta. Per quello l'ho letto in sequenza, perché ci sono gli apostoli, i discepoli, la folla, i parenti, la madre. Ci sono tanti che sono intorno a Gesù. Molti sono intorno a Gesù, ma anche adesso molti sono vicini a Gesù, molti contestano la parola di Dio, molti contestano l'insegnamento di Gesù, molti lo mettono in dubbio che sia l'insegnamento di colui che è re dei re, signore dei signori, e anche qui, e anche adesso non è cambiato. Però Gesù, torniamo a quell'episodio, immedesimiamoci nell'episodio. Gesù focalizza il nostro sguardo ai lettori, ma anche a noi, su coloro che gli stanno intorno. Amen. Vi ricordate la madre di Gesù, i fratelli e le sorelle? Lo vogliamo ribadire anche a coloro che ci ascoltano anche al di fuori tramite la radio, internet. Gesù aveva fisicamente della madre e dei fratelli. Amen. Amen. Non aveva cugini. Maria e Giuseppe, dopo che Gesù ebbe nato, concepirono dei figli, come facciamo noi, che siamo sposati, che abbiamo una moglie, che abbiamo un marito. Questo era quello che Dio aveva stabilito. Solo Gesù è nato per volere divino, per la discesa dello Spirito Santo. Ma Maria ebbe con Giuseppe dei figli e lo cercano. Lo volevo ribadire perché molti pensano che Gesù e Maria fossero, Maria fosse, dopo aver avuto Gesù, non aveva avuto nessun altro rapporto con suo marito. Non è vero, la parola di Dio ce lo descrive bene. Lo cercano, però Gesù ci focalizza lo sguardo su coloro che gli stanno intorno. Sapete, adesso c'è, dal 1960 in poi, una cosa che a me piace, il contatto visivo, che è un modo, no? Nel senso che, per creare empatia, l'ho cercato, perché pensavo a quelle persone, ho vissuto quella storia e vedevo Gesù e intorno tutti coloro che avevano un contatto visivo con Gesù. Il contatto visivo è una forma di comunicazione non verbale, ve lo leggo, e si ritiene che abbia importante influsso sulle persone. Io penso che tutti coloro che erano lì e potevano guardare Gesù negli occhi sicuramente erano condizionati. Addirittura quando i demoni vedevano Gesù avevano paura. Quando gli presentano una peccatrice, i farisei, i peccatori, gli scribi, quelli che l'accusavano, ebbero paura, perché davanti a colui che è il re dei re, signore dei signori, colui che è sceso e ha dimostrato loro la sua parola, bisognava inginocchiarsi. Gloria a Dio. E grazie a Dio, Dio ci focalizza su queste persone, su coloro che gli stanno intorno. E noi oggi vogliamo stare intorno non a una chiesa, non a un movimento, non alle persone, ma noi vogliamo stare intorno a Gesù, vederlo, ascoltarlo, perché questa è la garanzia, fratelli. Non è perché noi siamo qui la garanzia. La garanzia è quando noi ascoltiamo la parola di Dio, quando ascoltiamo Gesù, quando abbiamo un contatto visivo con Lui, con questa persona meravigliosa. E Gesù ci mette su questo.
coloro che fanno la volontà di Dio. Sapete, Gesù dice: ecco mia madre e i miei fratelli, chiunque avrà fatto la volontà di Dio, mio fratello, sorella e madre. Amen. Ma io pensavo, ma la volontà di Dio? Noi, qualcuno pensa alle volte che siano le regole fare la volontà di Dio. Continuare a fare sia la volontà di Dio. E non è questa la volontà di Dio. La volontà di Dio è un'altra. Poi dopo ci sono le cose. Poi vengono il fare, poi viene l'operare, ma prima viene una regola ferrea e Gesù li ha messi di fronte a questo, è stare, fermiamoci tutti per questo momento. Gloria a Dio. Un giorno c'era qualcuno che si affannava nel fare, nel fare, nel fare e stava servendo Gesù. Ma Gesù dice a questa donna che Gesù amava e a cui voleva insegnare: ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Fratelli e sorelle, noi abbiamo bisogno di impegnarci nelle vie di Dio, di operare, ma prima c'è una regola ferrea per il credente. Maria si è scelta la parte migliore che non sarà tolta. Qual è il momento più prezioso della tua vita, della mia vita? Amen. Ce ne sono stati tanti di momenti belli, ma il momento più bello, pensaci, fai mente locale alla tua vita spirituale. Ah, ci sono stati momenti belli anche umanamente, ma ci sono stati anche momenti brutti umanamente. Ma pensa ai tuoi momenti belli. E quelli quando siamo stati alla presenza di Dio, quando Gesù ha parlato la nostra vita, quando Dio ha rivestito la nostra vita. È questo, la volontà di Dio è che Gesù oggi possa insegnarci qualcosa, che Dio possa insegnare alla mia vita e alla tua vita. Come quando siamo a scuola, sapete, molti di noi hanno lasciato la scuola da tanti anni, ma le cose che abbiamo imparato, assimilato nella scuola, ci sono servite per la vita. Le cose che impariamo alla presenza di Dio sono le cose che ci servono. Amen. Per camminare, per dipendere dal Signore e per essere usati da Dio. Se sei stato ai piedi di Gesù, sapete, quando li notavano i discepoli, si vedevano che erano pubblicani, cioè che erano, scusate, gente senza conoscenza, però si vedevano che erano stati con Gesù. Da cosa lo riconoscevano? Da cosa lo riconoscevano che erano stati con Gesù? Perché erano vestiti bene? Perché avevano delle belle vesti lunghe? Perché avevano le frappe come i farisei? No, perché avevano la saggezza che viene dallo Spirito Santo. E quando rispondevano, rispondevano con saggezza e chiudevano le bocche. Perché? Perché erano stati ai piedi di Gesù. Amen. E noi vogliamo così fare, vogliamo fare la volontà di Dio, ma la prima cosa è stare ai suoi piedi. Gloria a Dio. Alle volte ci preoccupiamo troppo, fratelli. Alle volte ci preoccupiamo troppo della vita quotidiana, delle cose della vita. Alle volte ci preoccupiamo troppo, e questo è una delle cose che toglie, no? Se voi leggete la parabola del seminatore, noi ci preoccupiamo troppo delle cose della vita. Sono troppo importanti, è una cosa che dico a me, è una cosa che dico a voi. Una cosa sola Gesù ha detto, Le cose della vita sono importanti finché non distolgono lo sguardo di Gesù. Se le cose distolgono lo sguardo di Gesù, non sono così importanti. Noi dobbiamo lavorare, dobbiamo mangiare, dobbiamo rivestire, dobbiamo vestire i nostri figli, dobbiamo operare, perché Dio ci ha lasciati qui, ma ci sono cose che sono più
ben più importanti di queste. E sono le cose che Dio ci vuole dare. Ti ricordi quante Dio, quante cose Dio ha promesso alla tua vita? Fai mente locale. Pensa quante promesse Dio ha fatto alle nostre vite. Quanto Dio ci ha promesso. Sono quelle le cose che contano. Amen. Sono quelle le cose che durano. Sì. Viviamo la nostra vita. Ma ci sono cose ben più importanti. E se ce le siamo dimenticate, rimembriamole. Dio ci ha promesso tanto. Non so cosa ha promesso a te, ma io so cosa Dio ha promesso alla mia vita. Alla mia famiglia, alla mia comunità. Perché Dio ha pensieri per noi, si occupa. Anche se noi delle volte non realizziamo che Dio si occupa della nostra vita, ma Dio si occupa della nostra vita. Quante volte siamo stati lontani, Dio con una parola ci ha riacceso. Perché Dio si occupa di me e di te. Perché noi siamo preziosi agli occhi di Dio. Amen. Perché vuole che noi facciamo la sua volontà e vogliamo che viviamo la sua volontà, ma se non stai ai suoi piedi non puoi fare la volontà di Dio. Amen. Vogliamo stargli intorno, vogliamo stare alla sua presenza. Sapete, è bello stare alla presenza di Dio. È bello guardare Gesù, ascoltare la sua parola. Perché? Perché Egli ci vuole fare del bene. Oggi Dio vuole fare del bene alla mia vita, alla tua vita. Amen. Oggi, lo ribadiamo, oggi ti vuol fare del bene. Infatti io so i pensieri che medito per voi. Noi non lo sappiamo. Noi non sappiamo, perché abbiamo detto che conosciamo, non sappiamo quello che Gesù pensa della nostra vita. Ma Gesù sa quello che pensa per noi. Dice il Signore, pensieri di pace, quindi Dio procura la pace in questo tempo, adesso. E non di male, perché qualcuno vuole farci credere che Gesù o Dio fare la vita cristiana sia qualcosa. No, che sia difficoltoso, che sia faticante, che sia di restrizione. Non è così la vita cristiana. Non è così. Qualcuno ci vuole far credere che è pesante essere credenti, che è pesante essere servitori di Dio, che è pesante fare questo, fare quest'altro per Dio. No, no. Non è così. Perché? Perché noi abbiamo la pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza. Amen. La pace di Dio è la garanzia nella nostra vita. Anche se attraversassi la tempesta, io non temerei male alcuno, perché tu sei con me. Amen. Alleluia. Per darvi è bello, perché Dio alla mia vita e alla tua vita vuol dare un avvenire e una speranza. Alleluia. La parola di Dio è questa. La volontà di Dio è ascoltare Dio. Poi dopo faremo, ci occuperemo, ci disporremo, andremo. Ma se non hai ascoltato, se non sei stato intorno a Gesù, non puoi andare da nessuna parte. Amen. Ti devi fermare. Devi stare lì, intorno a Lui, ascoltare, imparare, perché sei un discepolo a scuola. E grazie a Dio, Egli darà un avvenire e una speranza a coloro che stanno intorno a Lui e porteranno frutto. E sapete, Dio non si aspetta il 100 da ognuno di noi. Da me non si aspetta il 100. Io vorrei essere, con l'orgoglio umano, uno che dà 100, ma c'è chi dà 30, chi dà 60, chi dà 100. L'importante è fruttare. Amen. Guardate, io adesso, come adesso, mi accontento anche del 30,
non mi dovrei accontentare, lo dico in maniera, però l'importante è fruttare, perché allora Dio vedrà che quello che Lui ci ha insegnato se lo ritrova, quello che Dio ci ha dato glielo riportiamo, e Dio è così che è glorificato, è gratificato. Se quello che Lui ci ha dato noi glielo siamo, riusciamo a riportarglielo. Dio ci benedica, stiamoci in piedi. Amen. Alleluia. Alleluia. Grazie.